ringrazio tutti per la partecipazione. Benvenuti al terzo seminario Scribo. Scribo è una serie di seminari interamente dedicata allo studio, all'analisi, potenzialmente alla decifrazione di sistemi di scrittura antichi. È basata a Bologna, e da qui l'acronimo Scribo. E purtroppo, non potendovi dare il benvenuto in situ, lo faccio virtualmente e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Oggi sono particolarmente entusiasta perché il titolo che ci presenterà il nostro ospite è assolutamente accattivante e coniuga due materie, due discipline che sono così raramente messe nella stessa frase che tutto questo non può che titillare la mia curiosità e sono sicura anche la vostra. E il secondo motivo per cui sono particolarmente entusiasta è che do il benvenuto a una persona il cui studio ha ispirato tantissimo del mio personalmente studio. E il nostro ospite è Massimo Cultraro, dirigente di ricerca dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR e docente di preistoria e protostoria all'Università di Palermo. È una persona dall'afflato intellettuale e culturale molto molto ampio, è un prolifico scrittore e spazia non solo nella preistoria e nella protostoria, ma in tutto il Mediterraneo, dall'archeologia alla linguistica. È autore di più di 120 articoli, più di 7 libri e forse sono la prima a dare un annuncio, un'anticipazione del suo prossimo libro che uscirà l'anno prossimo, all'inizio del 2021, con Bollati Boringhieri, ed è un titolo che probabilmente ha ispirato anche il seminario di oggi, perché il titolo accattivante tanto quanto il seminario di oggi, dal laboratorio all'archeologia militante, probabilmente tratterà anche della figura di Angelo Mosso. Angelo Mosso è nel titolo di questo seminario di oggi, Embrologia del segno, Angelo Mosso, il metodo della fisiologia clinica applicato alle scritture del Mediterraneo antico. Non anticipo molto su chi Mosso fosse, perché sono sicura che lo farà Massimo, però mi piace citare che è stato non solo uno dei più importanti fisiologi italiani con una passione, un pallino per l'archeologia e la stratigrafia, ma davvero un pioniere del metodo interdisciplinare. Lascio subito la parola a Massimo, qui do il benvenuto, ringrazio ancora tutti e Massimo a te. Se ci sono problemi tecnici siamo qui. Bene, grazie Silvia. Io comincio a condividere lo schermo e spero che si veda. Si vede. Perfetto, allora lo metto ad ampia pagina. E grazie del gentile invito che si è trasformato a causa della curiosa situazione nella quale ci troviamo tutti, da un seminario rivolto a un pubblico strettamente connesso all'ambiente universitario e bolognese a una piattaforma più ampia. E ne discutevamo questa mattina e ne vedevamo in fondo gli aspetti positivi, perché la possibilità di aprire a una fetta di pubblico su livelli differenti la possibilità, ecco, di condividere conversazioni come quella che ci accingiamo a cominciare rappresenta effettivamente un colpo ben centrato nel grande obiettivo della divulgazione scientifica. E penso che sarebbe anche piaciuta l'operazione allo stesso Angelo Mosso, che è considerato uno dei migliori divulgatori scientifici della sua epoca e anche dopo. E basti pensare che ancora Giuseppe Prezzolini, nella sua storia della cultura italiana e nelle varie edizioni, lo considerava uno tra i pochi italiani che sanno farsi leggere. Quindi era un omaggio a un medico prestato alle discipline umanistiche che sapeva trattare, come vedremo, anche discipline nelle quali non si era formato alla stessa maniera dei principi che ispiravano la fisiologia clinica e l'anatomia. Mosso ha una curiosa
coincidenza con un'altra figura altrettanto importante della storia della nostra disciplina, recentemente scomparsa pochi mesi, Enrica Fiandra. Entrambi erano nativi di Chieri, questo piccolo centro che oggi fa parte, a sud di Torino, che fa parte della città metropolitana torinese. E, la Fiandra e Mosso non solo erano nativi di Chieri, ma insieme hanno condiviso l'esperienza cretese e ancora più specificamente l'esperienza nel campo della ricerca a Festos. Sono quelle strane, curiose coincidenze davanti le quali spesso la vita ci impone una riflessione, e sarebbe veramente interessante, ma non è più possibile data la scomparsa della Fiandra, quanto abbia influito anche la figura di Mosso nella sua formazione, perché Mosso, vedremo più avanti, ha una forte influenza, per esempio, sui suoi contemporanei nello studio della glittica minoica. Ma Mosso è un personaggio atipico, poliedrico, politetico, direi, all'interno del panorama italiano della seconda metà dell'Ottocento. È forse l'ultimo rappresentante del positivismo subalpino, che aveva sede a Torino, fortemente legato al Politecnico e anche saldamente legato alle altre discipline in parallelo, tra cui le scienze naturali. E Mosso nasce come fisiologo, diventa uno dei padri della fisiologia clinica moderna. Ancora oggi i suoi libri sono ristampati e utilizzati nella formazione universitaria, ma a un certo punto, in una fase delicata della sua esistenza, quando veramente aveva raggiunto l'apice, una particolare malattia legata di natura neurobiologica, veramente curioso, perché lui stesso aveva studiato i principi della neurobiologia e ne era poi caduto all'interno di questa demoniaca trappola, lo costringe a lasciare l'insegnamento universitario e a passare direttamente a un altro mondo, prima col pretesto di curarsi, quindi stare all'aperto, a contatto con la natura, fuori dai laboratori che aveva sempre frequentato. Dall'altro invece lo porta a effettuare una serie di attività di scavo, di ricerca, che coinfluiranno poi in una serie di opere di un certo interesse. Ma ora vedremo però quali sono via via le fasi che portano Mosso a una scelta ben precisa, quella di occuparsi delle scienze umanistiche secondo i principi della fisiologia clinica. Dopo le citazioni di Prezzolini, che poi di fatto scompaiono con la fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi anche con un rinnovo della produzione e della storia della letteratura italiana, di Mosso si perdono sostanzialmente le tracce. Mi riferisco all'ambiente delle scienze umane. Una lunga ricerca che si è conclusa solo pochi anni fa mi ha permesso di ricostruire le 17 membra dell'imponente archivio di Mosso, che oltre a essere un prolifico scrittore era anche un vero e proprio grafomane. Si contano diverse centinaia di lettere indirizzate a Mosso e scritte dallo stesso Mosso ai maggiori studiosi nel campo dell'archeologia del tempo, Federico Halber, Paolo Orsi, lo stesso Luigi Pernier. Quanto tutti cercavano gli archivi presso un dipartimento di scienze umane, in realtà l'archivio Mosso era laddove Mosso aveva per tutti gli anni della sua vita insegnando, cioè quello che oggi è il Dipartimento di Neuroscienze a Torino.
un archivio formidabile, ricco di documenti, di taccuini, di quaderni personali pieni di appunti e soprattutto anche di alcuni lavori inediti, che hanno rappresentato la base della mia ricerca, alla quale poi si sono aggiunti altri segmenti sparsi, come la Biblioteca Comunale di Chieri, la città natale, dove Enrica Fiantra mi raccontò aveva da giovane consultato le opere di Mosso, perché Mosso è un personaggio di grande rilievo all'interno della comunità torinese e piemontese in generale. Poi via via altri documenti sparsi trovati in archivi ancora più importanti. E Mosso ha già nel momento apicale della sua formazione da fisiologo, aveva cominciato a interrogarsi su alcuni elementi dello sviluppo delle scienze umane. E l'interrogativo che si poneva era sostanzialmente, questo è un passo estremamente importante preso da una delle sue pubblicazioni, che poi in realtà erano la prolusione all'anno accademico del 1880 presso l'Università di Torino, partendo da due presupposti ben precisi. Esiste un fatto centrale, quindi come nelle cellule c'è un nucleo, esiste altrettanto un'esperienza di tipo periferica, che non necessariamente è collegata all'elemento centrale, ma che può anche svilupparsi in maniera assolutamente indipendente. Il rapporto quindi tra centro e periferia, nel quale poi di fatto nelle ultime generazioni archeologi si sono confrontati su questo tema, applicandolo ai diversi aspetti dell'archeologia sul campo, rappresenta il punto di partenza, il focus di questa ricerca, di cui ora vedremo le applicazioni nel nostro settore. Se non comprendiamo qual è la formazione di Mosso dal punto di vista della fisiologia clinica, non riusciamo a capire come più tardi elaborerà questo sistema estremamente avvincente di lettura dell'origine della scrittura. Mosso è allievo del grande fisiologo olandese, poi naturalizzato italiano, Jacob Moleschott, che è uno dei padri della filosofia materialista, forse l'ultimo rappresentante del positivismo europeo, quanto già in Francia si facevano i conti con ben altre situazioni e sviluppi. Moleschott, che aveva conosciuto Hegel, ne era stato allievo, rappresentava l'ultimo punto di riferimento di questa corrente materialistica, nella quale il punto centrale era la ricerca quasi ossessiva dei realien, degli oggetti e di quegli elementi oggettivi attraverso i quali la natura si compone e si scompone in sottoforme diverse. Di Moleschott Mosso prenderà non solo l'insegnamento, ma anche la cattedra nel 1878. Ma l'esperienza che fa Mosso è ancora più complessa, perché prima di tornare a Torino, Mosso a spese sue, grazie a delle borse di studio, mi piace ricordare che Mosso era di umili origini, era figlio di un calzolaio, non aveva mai dimenticato la provenienza e basse e la situazione sociale, economica della sua famiglia, i sacrifici che il padre fece per farlo studiare. Quindi sapeva bene che per andare avanti doveva fare due cose: trovare un giusto tutor influente, e la seconda, ottenere da sé, attraverso la sua preparazione e l'edizione di pubblicazioni scientifiche. Le prime risalgono già agli anni universitari, non era ancora laureato quando pubblica il primo lavoro di zoologia per i non zoologi, libro di grande importanza per gli archeologi, perché apre le prospettive dello studio delle ossa degli animali in un contesto archeologico, ed erano il frutto delle lezioni seguite a Torino ascoltando Michele Lessona.
Quindi quanto ha il supporto economico per poter viaggiare, va prima a Firenze alla scuola di Moritz Schiff, fisiologo tedesco, che gli insegna i principi della fenomenologia nel campo delle scienze cliniche, e poi si sposta a Lipsia, dove incontra Carl Ludwig, che è uno dei padri del metodo sperimentale. E qui nasce l'interesse per la meccanica, per i principi della grafica, o meglio del metodo grafico, che si traducono in mosso nel trasformare il personaggio da studioso osservatore di laboratorio a elaboratore di macchinari per la misurazione di determinati processi. Ne vedremo ora alcuni esempi. E il passaggio successivo a Parigi con Claude Bernard chiude questo percorso di rafforzamento della sua preparazione nel campo del materialismo scientifico. E nella sua opera, questa è una ristampa del 1909, la prima edizione del 1908, già Mosso comincia a indicare quelli che sono i principi ai quali l'archeologo dovrebbe ispirarsi. Esattamente come il fisiologo studia gli organismi viventi, quindi che sono degli esseri in forte dinamicità e trasformazione, alla stessa maniera l'archeologo deve indagare il passato, sono le sue parole, dell'umanità nella sua forma fetale. Esattamente come un feto del quale si osservano gli elementi di sviluppo, ma anche di degenerazione, l'archeologo deve fare attenzione a questo elemento centrale. E propone questo interessante parallelismo tra le stratigrafie archeologiche e il sistema di indagine delle cellule. E in entrambi vediamo un sistema di stratificazione che non è solo verticale, ma c'è anche una stratigrafia orizzontale. Questo è un passaggio di grande interesse, estremamente innovativo nel campo della ricerca, che consente all'osservatore, sia esso archeologo o biologo, di cominciare a stabilire dei rapporti. In archeologia è una scienza di rapporti, di relazioni verticali e orizzontali. E quindi il campo migliore di indagine per un biologo non può che essere la preistoria, cosa che io pienamente condivido, perché Mosso più volte cita l'ingombro delle fonti storiche, che da un lato aiutano ma dall'altro cercano anche di deviare pericolosamente l'osservazione archeologica dal dato reale, perché lo influenzano. Il libro che citavo prima, la civiltà del Mediterraneo, sono ricche per esempio di riferimenti alla pericolosità delle fonti letterarie e al disturbo che queste possono, se non sapientemente usate, creare all'interno della ricerca archeologica. E quindi alla fine la preistoria, che rappresenta in parallelo per il biologo l'inizio della storia di quell'approccio al mondo fetale, ne costituisce l'essenza da cui ogni studioso deve partire. E qui vengono fuori degli elementi di grande interesse che poi noi troviamo ora negli aspetti sulla scrittura. Questo sistema di relazioni orizzontali verticali necessariamente presuppongono una griglia all'interno della quale collocare i vari tasselli. Quindi un principio di tassonomia, di classificazione fortemente rigorosa, che il nostro Mosso prese da Ludwig, quindi dalla parte tedesca della sua formazione, e che lo porta veramente a un rigore quasi maniacale. E poi infinisce secondo me, per condizionare anche la stessa persona. Qui è interessante chiedersi, per esempio, vedendo le carte di Mosso, che questa maniacale cura negli appunti, nel conservare ricevute, nel fare i conti, tutto classificato secondo un codice molto particolare, c'è da chiedersi quanto questo influisca
quanto questo sia legato alla formazione giovanile o piuttosto quanto Mosso fosse predisposto a questo sistema di classificazione. E il secondo elemento è l'uso della fotografia. E Mosso è uno dei primi a usare, prima in laboratorio, poi in archeologia, la fotografia come strumento di registrazione di un dato oggettivo. E a questo punto l'archeologia diventa anche oggetto di sperimentazione. Mosso, dicevo prima, essendo legato ai principi del metodo di rappresentazione grafica, si pone il problema di come misurare e inventa diversi strumenti. Il più famoso è questo pletismografo, strumento famoso oggi perché rappresenta la base dalla quale poi negli anni 40 gli americani svilupperanno il principio della macchina della verità, cioè un misuratore non solo delle pulsazioni sanguigne, ma anche dei battiti cardiaci e un qualcosa di veramente interessante che Mosso aggiunge, le trasformazioni del volto umano. Tutto è connesso, tutto si concentra su questo flusso centrale che è il flusso sanguigno e che alla fine finisce per determinare nel bene e nel male le nostre azioni. E nel campo archeologico mi piace ricordare l'invenzione di questo strumento per setacciare la terra e raccogliere per esempio anche le parti più piccole dei semi di altri elementi archeobotanici che servivano per la ricostruzione non solo del paesaggio ma anche dell'alimentazione antica. Mosso subisce drammaticamente la prima esperienza di conoscenza e di relazione con la malattia, questa tabe spinale, e da medico sa che la malattia lo avrebbe portato presto alla paralisi, è una malattia di natura neurodegenerativa, e quindi cercando prima di risolvere il problema in maniera cambiando ecco stile di vita, aprendosi, come dicevo prima, al mondo dell'archeologia, della lettura, quindi lasciando il laboratorio e l'insegnamento, si sposta a Roma, dove nel frattempo era diventato senatore del Regno. E qui c'è l'incontro con Giacomo Boni, che lo mette nelle condizioni di poter collaborare con la missione degli scavi del Palatino, e ne effettua uno studio straordinario che pubblica sul Notizie Scavi del 1907 dedicato a tre scheletri trovati non lontano dalla Curia Regia che vengono studiati non più secondo i principi dell'epoca, cioè della morfologia, morfologia cranica, delle trasformazioni del cranio e delle misure stesse del cranio, ma in qualcosa di veramente nuovo. Sono i primi tentativi di studio delle malattie ricavabili attraverso la lettura dello scheletro. Ma a Roma incontra, proprio nel salotto romano di Giacomo Boni, Dagan McKenzie, che aveva da poco lasciato Creta per andare a trovare la sorella che viveva a Pisa, e l'incontro con McKenzie è folgorante. Angelo Mosso conosceva molto bene l'inglese perché è stato uno dei primi italiani, anzi dei primi tra i pochi italiani, che avevano raggiunto gli Stati Uniti d'America al tempo della guerra di secessione. Aveva soggiornato negli Stati Uniti per quasi un anno, sempre grazie a delle borse di studio. E ne nasce poi, per esempio, uno studio molto interessante sulla società americana, sul rapporto, per esempio, tra religione protestante e certi aspetti della società americana, come l'uso dell'alcolismo, la degenerazione negli abusi dell'alcol, uno studio di grande interesse che ebbe successo in Italia. Quindi conosceva correttamente e lo parlava bene l'inglese. E l'incontro con McKenzie è folgorante, perché fu McKenzie a suggerirgli di cominciare a indagare gli aspetti più antichi della società del Mediterraneo, che non potevano che
non coincidere con l'isola di Creta. Senatore del Regno, forte quindi di una sua forte influenza politica, chiede a Luigi Pernier di aggregarsi alla missione e così nella primavera del 1906 è a Creta, scava a Festos, in particolare esplora alcuni dei magazzini del quartiere ovest del primo palazzo e ne produce una stratigrafia che è uno dei veri, uno dei primi esempi di stratigrafia ragionata di uno scavo archeologico, dove vedete non solo cambia la grafica, ma anche a fianco al sistema della grafica sono indicate quelle che sono le interpretazioni dei muri, quindi il rapporto tra non solo tra strato nella sua granulometria, nella sua composizione, ma anche il suo rapporto diretto con le strutture murarie. È quello del saggio del vano 18 è secondo me uno dei primi esempi, l'ho pubblicato più volte, di stratigrafia archeologica di grande interesse, che ebbe poi ovviamente seguito negli anni. Ovviamente quest'uomo irrequieto non si ferma, scava tra il 6 e il 1910, muore nel dicembre del 10 e a ottobre era ancora a Conelle d'Arcevia, nelle Marche, a scavare, quindi un uomo veramente di grande dinamicità. E ogni volta che finiva lo scavo pubblicava immediatamente sulle le principali riviste dell'epoca. E veniamo quindi al tema centrale. Quando ormai ha una visione chiara del mondo del Mediterraneo attraverso gli scavi cretesi, ai quali poi aggiunge l'esperienza prima siciliana e poi peninsulare, Mosso produce questo volume di grande interesse, Le origini della civiltà mediterranea, dove per la prima volta comincia a porsi all'interno di una varietà di argomenti che prima di quell'epoca non erano stati mai trattati, per esempio come vestivano i minoici, cosa mangiavano. Pensate che siamo negli anni in cui ancora Evans si pone il problema delle stratigrafie e quindi della periodizzazione della civiltà minoica. Gli italiani sono impegnati nello scavo non facile del Palazzo di Festos e dei rapporti con quello minoico. Gli americani contemporaneamente nella Creta orientale esplorano le necropoli, le tomb houses e cominciano a porre una serie di problemi sulla varietà di architetture e costumi funerari all'interno del mondo minoico. Mosso invece cerca di trarre le sintesi e quindi affida alle pagine, sono circa 300 pagine di questo imponente volume, la sua visione della storia del Mediterraneo. Volume di grande successo, tradotto immediatamente negli Stati Uniti d'America, e più volte tradotto in Italia, recensito brillantemente e che ha come marchio editoriale, come tutte le pubblicazioni di Angelo Mosso, gli editori Treves, la famiglia di ebrei milanesi dei quali Mosso aveva sposato la sorella. Quindi il legame col mondo dell'editoria e soprattutto degli ambienti di fede ebraica del mondo lombardo-piemontese rendono Mosso un personaggio ancora più importante. A questo punto la lettura è affidata non solo all'aspetto archeologico, che Mosso non ne ha gli strumenti, e di fatto l'archeologia degli inizi del Novecento non offre una vera e propria visione olistica di quelli che sono i principi della ricerca archeologica. Se togliamo i problemi, i principi della stratigrafia, il resto è tecnica, sono dei tecnicismi. Mosso si apre quindi, e questa era la sua seconda grande preparazione, al metodo antropologico. Ne comprende cioè l'importanza e il ruolo centrale che poteva offrire per esempio l'etnografia comparativa, ma anche l'antropologia culturale per leggere le prime popolazioni, quelle che rappresentano l'inizio della storia umana.
e organizza quindi il libro in questi tre grandi compounds. Il primo è l'origine della religione. L'origine della religione, anche questa ispirata agli aspetti neurobiologici. La religione non è per Mosso un fatto culturale. Lo aveva già intuito nel contesto americano di cui vi parlavo prima. La religione nasce da una precisa trasformazione della struttura neurobiologica dell'uomo. Cioè l'uomo comincia a sentire, a percepire l'esistenza di sovrastrutture attraverso, nel momento in cui si trasforma e trasforma il suo sistema respiratorio, e il suo aspetto fisico. E oggi parleremo di una religione legata a un uomo antropologicamente moderno, e questo Mosso lo aveva intuito, perché non si può parlare di aspetti spirituali di sovrastrutture senza legarle al tema della scrittura e a quello dell'arte. Quindi le prime manifestazioni artistiche e sono legate a questa trasformazione neurobiologica. I primi tentativi di scrivere, e ora vedremo come, si ispirano a un preciso momento che è rappresentato dalla trasformazione dell'uomo. Mosso aderisce attraverso i suoi contatti con Moleschott al darwinismo. Moleschott è uno dei primi a diffondere il verbo di Charles Darwin in Italia, e crede che tutta l'esperienza umana, Moleschott come Mosso, siano frutto di una massa di neuroni e non solo di materia in continua trasformazione. Riuscire a misurare i momenti della trasformazione, stabilirne le tappe, significa in altri termini rispondere a quelli che sono i grandi interrogativi dell'esistenza umana. In cosa crediamo e perché crediamo? Ed eccoci al frutto del primo contatto col mondo della scrittura. Le origini della civiltà mediterranea hanno solo degli enunciati. Mosso aveva in mente una trilogia dedicata al mondo antico. Escursioni nel Mediterraneo, volume che viene pubblicato nel 1907 all'indomani del rientro da Creta, è un volume sostanzialmente ispirato alla narrativa di viaggio, in cui c'è poco di archeologico, più etnografico e meno archeologico. Poi ci sono le origini della civiltà, che invece è la summa di questi elementi che vi ho appena descritto. E l'ultima opera deve essere questa Vita degli Italiani, di cui ora vi farò vedere alcuni passi, mai pubblicata per la prematura morte dello studioso. E nel passaggio dal mondo mediterraneo, attraverso questa visione olistica che ha al centro Creta e i suoi rapporti col Mediterraneo, e l'ultima produzione vi è questo saggio apparso pochi mesi prima della morte dello studioso. È l'ultima opera di carattere umanistico. Mosso poi aggiungerà solo un paio di lavori scientifici di natura medica, ma Le origini della scrittura è l'ultimo, pubblicato sulla Nuova Antologia, la straordinaria rivista, il grande strumento di comunicazione e divulgazione, esaltato da Giosuè Carducci come uno dei migliori strumenti diffusione della divulgazione scientifica dell'epoca, dove si potevano trovare scritti tra i più strani, nello stesso fascicolo, un saggio di
di D'Annunzio assieme a uno di un poeta sconosciuto accanto a quelli dei grandi scienziati dell'epoca. Le origini della scrittura è composto da 21 pagine. Nella prima parte, che è molto interessante, capiamo quali sono le ragioni che spingono Mosso a interrogarsi sull'origine della scrittura. È l'esperienza cretese. Questa esperienza cretese è soprattutto la lettura accurata degli script Minoa di Arthur Evans, che non lo convincono fino in fondo, perché Evans fa un ottimo lavoro di classificazione tassonomica, al quale veramente Mosso ne riconosce e dà rilevanza, ma tuttavia manca quella questione iniziale che Mosso si era posto nelle sue opere, cioè sull'origine della scrittura. E c'è un altro passo interessante in cui in nota Mosso ringrazia Federico Halber per aver letto, corretto e mentato il manoscritto. E questo passaggio ha una reale attestazione nelle lettere di Angelo Mosso a Federico Halber, conservate presso il Fondo Halber della Fondazione degli Agiati di Rovereto, dove anzi si vede quanto interessante sia stato l'intervento di Halber, soprattutto nell'ultima parte, quella sulle iscrizioni di epoca storica. Ma cominciamo a vedere questo saggio di 21 pagine, ma che è veramente una monografia esplosiva per l'epoca. È un lavoro organizzato secondo dei principi molto chiari, degli enunciati, così come avviene nel campo delle scienze mediche. Il primo punto è: quando nascono le prime esperienze di scrittura? E Mosso non ha alcun dubbio. Nascono nel Neolitico. Ci si interroga su cosa sia la scrittura ed ecco allora venir fuori il Mosso studioso da laboratorio, il Mosso che comincia a utilizzare i principi della fisiologia clinica, ma anche quella della psicosociologia, per interpretare l'origine della scrittura. A questo punto i casi studio non possono che concentrarsi sull'isola di Creta, quindi secondo un principio diacronico, partendo dalle prime esperienze della lineare A, includendo anche il disco di Festos, fino ad arrivare alle ultime produzioni di iscrizioni cretesi di epoca storica. E i passaggi sono molto chiari, perché c'è una trama all'interno di questi cinque enunciati che portano Mosso a interrogarsi. Uno, ricordate quanto vi dicevo all'inizio, il fusto centrale differente da quello periferico. C'è una sorgente o più sorgenti nell'origine della scrittura? Secondo aspetto, i tempi. E questo è un elemento innovativo, perché chi ha un minimo di dimestichezza nel campo della fisiologia clinica sa bene che la componente tempo è subordinata al sistema di trasformazione. Cioè, per il fisiologo è meno importante misurare i tempi rispetto alla misurazione delle dinamiche. Invece il focus principale di Mosso in questo aspetto, in questo campo, è il tempo archeologico, il tempo della trasformazione. Qui dietro abbiamo il background della formazione positivista. E quindi, una volta stabilita la connessione temporale, è chiaro che c'è anche nelle scritture una trasformazione diacronica. Quindi le scritture non sono un elemento stabile e statico. Sono soggette, come tutte le forme embrionali della vita degli esseri viventi, delle forme organiche, a trasformarsi. E quindi il compito dell'archeologo, del linguista, è misurare queste trasformazioni. E ci sono dei passaggi di grande interesse. Mosso punta l'attenzione su un aspetto
fino a quel momento trascurato. Si accorge che in diversi ambiti delle culture mediterranee, da Oriente fino a Occidente, i ceramisti avevano l'abitudine di porre dei segni. E questi segni, guarda caso, sui vasi, sono sempre legati a un contesto ben preciso, che è quello neolitico. C'è anche un'altra riflessione, e qui abbiamo Angelo Mosso, fortemente influenzato dagli studi del comparativismo etnografico. Immaginando che queste prime forme di sperimentazione ceramica, artigianale, siano legate e strettamente salde all'ambiente, all'oikos, all'ambiente della famiglia, il ruolo della donna è centrale, quindi anche nell'elaborazione di questi segni. Quindi viene a crearsi un primo sistema di relazione tra artigianato, scrittura e aspetti del genere, quindi strettamente collegati al mondo femminile. Ma andiamo oltre. Mosso si accorge che gli stessi segni compaiono nella rappresentazione delle prime forme di navigazione, associati a imbarcazioni, quindi a sistemi di trasporto a lunga o breve distanza. Ma in questo caso sono elementi di carattere identitario che vanno probabilmente a identificare o il possessore della barca piuttosto che il contenuto. E qui si apre un altro aspetto che non ribalta il primo, ma si sviluppa in parallelo al primo. Cioè, se abbiamo da una parte un mondo femminile che elabora dei segni, dall'altra abbiamo un mondo maschile, perché la navigazione Mosso la vede esclusivamente maschile, all'interno del quale vengono elaborati segni che non necessariamente sono simili ai primi. La conclusione di questa prima densa parte è che l'Asia, il mondo microasiatico, il Levante mediterraneo, in queste prime forme di elaborazione non c'entra nulla. La scrittura nasce nel continente africano. E infatti utilizza i lavori di Flint Petrie, in particolare lo splendido volume che Mosso possedeva nella sua biblioteca personale sulla presentazione dei risultati dello scavo di Abydos, dell'enorme complesso funerario del predinastico e dell'antico dinastico, dove fa vedere la presenza di segni su vasi che secondo Mosso andrebbero però distinti tra i segni visibili sulla spalla, che potrebbero alludere al contenuto dell'oggetto o al possessore, da quelli che invece stanno sulla base. Vedete per esempio il vaso in alto a destra, dove invece il segno che sta sotto è un segno che è legato alla produzione artigianale, quindi non ha niente a che vedere col primo. Andando a vedere con attenzione queste prime riflessioni, soprattutto i riferimenti bibliografici che fa Mosso, la fonte, in parte di ispirazione, in parte anche di condizionamento delle ricerche dello studioso subalpino, è l'Histoire dell'Escriture di Philippe Berger, opera straordinaria apparsa sull'Anthropologie, poi apparsa come volume autonomo, che Mosso conosce molto bene. E Berger, da questo punto di vista, è un vero rivoluzionario della fisiologia della scrittura, perché mette in evidenza una serie di elementi che io poi ho ritrovato in parallelo nel lavoro di Mosso. Quindi si vede la forte influenza esercitata dal linguista francese su Mosso. Uno. La scrittura è un fatto identitario, perché i popoli creano la scrittura a loro immagine.
E fin qui mi pare che la cosa è pienamente condivisibile. Dove invece troviamo un passaggio, secondo me ancora più rivoluzionario, più caustico in questo processo di ricostruzione della fisiologia del segno, è l'importanza della componente grafologica. Berger ci spiega che nessun linguista può studiare un sistema scrittorio antico senza conoscere i principi della grafologia, perché la grafologia aiuta a comprendere quali sono quelle trasformazioni dinamiche della scrittura stessa, che piacevano molto a Mosso. Esisterebbe, secondo Berger, una grafologia individuale, cioè un primo livello in cui, immaginiamo le donne vasaio, che appongono dei segni sui fondi dei vasi, elementi di non tanto di distinzione, semmai di riconoscimento, perché questo lo spiegherà non Berger ma Mosso, lo vedremo adesso. E da questo primo livello si passa a un sistema organizzato del segno, quindi la trasformazione in una scrittura collettiva. Tra l'altro Berger fa notare che le scritture del mondo antico potevano suddividersi, a suo modo di vedere, in due grandi orizzonti. Una scrittura corsiva semplice, che è la forma più immediata, rapida, per veicolare dei messaggi, e che poteva avere destinazioni e funzioni differenti. Ma il momento successivo è quella dell'organizzazione, quindi che corrisponde poi al passaggio dal segno grafico individuale a quello collettivo, e si trasforma in una scrittura che lui chiama angolare e massiva. Le forme geometriche, cioè il segno chiaro, inciso con nettezza sulla pietra, sul supporto, perché dietro c'è una destinazione ben precisa, che è quella della funzione ieratica di alcune scritture. Quindi è una scrittura controllata e organizzata, non solo nei segni, ma anche nella sintassi. L'origine della scrittura dal Mediterraneo non è, devo dire, frutto della riflessione di Angelo Mosso, perché anche qui ho trovato un interessante parallelo su un lavoro, su uno dei primi lavori del noto egittologo Friedrich von Bissing, appena arrivato dalla Pomerania in Egitto, e pubblica questo lavoro sull'antropologia, dove nega assolutamente il ruolo del mondo orientale nell'elaborazione delle prime forme scrittorie. È un ex Africa Lux che sposta il baricentro dell'elaborazione dei primi sistemi di scrittura da est verso il Mediterraneo centrale, in particolare creando un interessante asse di collegamento con un vettore unilaterale direzionato sud-nord che parte dall'Africa, quindi dalle coste. Attenzione, quando von Bissing parla di Africa parla dell'Egitto, ma in senso lato anche dell'intera costa nordafricana, quindi comprendendo la Cirenaica fino a Capo Bon, quindi il mondo dei Libi, delle fonti greche, un mondo molto articolato e variegato, che rappresenta l'apertura del continente africano sul Mediterraneo. È ovvio che, seguendo queste direttive sud-nord, le prime due grandi isole investite da questo processo di trasformazione non possono che essere l'isola di Creta da una parte e la Sicilia dall'altra. Mosso a questo punto lascia il concetto di origine della scrittura così enunciato, affidandolo quindi a queste interessanti riflessioni che legano le prime sperimentazioni alla cosiddetta rivoluzione neolitica, quindi al passaggio, oggi chiarissimo, diremmo usando la descrizione di Gordon Child, dall'economia dei cacciatori-raccoglitori a quella dei coloni agricoli, passa direttamente a analizzare il mondo della prima scrittura cretese. Proprio perché vuol vedere quanto questa componente nordafricana
sia presente nel contesto cretese e non può che quindi utilizzare lo studio dei sigilli. Sigilli un po' in questo copia Evans, non era chiaramente uno specialista di glittica, non gli interessa l'aspetto nemmeno quello sostanzialmente iconografico, gli interessa solo cercare di capire come i primi segni cominciano lentamente a strutturarsi. E nei primi sigilli, nelle prime produzioni del protopalaziali, ravvisa quel sistema diretto, semplice, quel corsivo della grafologia di Berger, che rappresentava il primo stadio di trasformazione, o meglio, di formazione della scrittura. È un livello primitivo, sapete che l'uso di questi aggettivi è ancora forte nel mondo dell'antropologia, non solo europea, ma soprattutto italiana. Ma c'è qualcosa di interessante, perché Mosso addirittura scomoda non solo i nativi d'America che aveva conosciuto e dei quali aveva trattato nelle sue opere durante il soggiorno statunitense, ma anche gli esquimesi, come sistema di questo come sistema diretto, semplice, elementare, che da cui si passerà poi a qualcosa di più complesso. E a questo punto si pone il problema, utilizzando come fonti i lavori di Gustave Maspero, se effettivamente questi primi segni abbiano un valore fonetico. Ma Mosso non ha gli strumenti linguistici per andare oltre, si limita semplicemente a creare una catena di elementi messi in secondo questo principio paratattico dal più antico al più recente, secondo quindi una linea di trasformazione chiaramente evolutiva. E a questo punto, quanto ci saremmo aspettati subito l'analisi dei lavori sulla Creta neopalaziale, Mosso ci sorprende con uno spostamento verso interessi di casa propria e cita i segni grafici di Montebego, quindi siamo nella zona delle Alpi Marittime, la Valle delle Meraviglie, utilizzando il lavoro del botanico scienziato britannico Clarence Bicknell, che aveva vissuto per anni nel Savonese. E che aveva studiato attentamente i segni sulle rocce. Beh, qui c'è una. Sappiamo oggi che questi segni non appartengono né al Neolitico e ancor meno all'età del rame, sono pochi anzi quelli identificabili come riferibili a questo momento più antico, il grosso appartiene all'età del ferro e anche all'epoca storica, addirittura oggi sono stati anche trovati segni di epoca medievale. Mosso cerca di tracciare un sistema di raggruppamento per immagini che funziona, ma di fatto sotto la lente di ingrandimento della successione cronologica questo sistema classificatorio viene meno. Questo, devo dire, è la parte più debole del libro di Mosso. Volevo anche aggiungere un particolare. Quando Mosso affronta il tema dei noduli, delle cretule, fa riferimento a una sua collezione personale di calchi che possedeva e che aveva portato con sé da Creta. Bene, mi fa piacere adesso aver trovato anche la soluzione a un enigma che anni fa si era posto il collega amico Maurizio Del Freo, che aveva pubblicato questa raccolta di 32 noduli oggi conservati al Museo Pigorini di Roma, e nelle carte che Maurizio Del Freo citava trovava solo vaghi cenni al modo come Pigorini li aveva registrati, eccetera. Beh, queste sono le stesse, io attraverso le lettere, la corrispondenza privata di Mosso a Luigi Pigorini, oggi siamo in grado di dire che quella raccolta di calchi, oggi esposta in una delle sale del Museo Pigorini, era quella
posseduta da Mosso e che gli era stata regalata, come si legge da una lettera, personalmente dall'Eforo Atsidakis. Ed ecco allora il passaggio, lasciata l'Italia, al mondo della Creta neopalaziale. Non poteva certo affrontare il discorso sul disco di Festos, dove comincia con importanti premesse, ne dedica 3 pagine, ma la lettura quasi appesantita, ementata pesantemente dall'intervento di Albert, riduce questo capitolo a una banale descrizione dei segni. Però c'è un aspetto di grande interesse. Più volte ovviamente cita il lavoro, le prime edizioni di Luigi Bernier, quello per esempio su Ausonia del 1908, e anche l'importante lavoro più ampio, di ampio respiro, di Alessandro Della Seta sui rendiconti dell'Accademia dei Lincei dell'anno successivo, del 1909. Ma Mosso, da osservatore della materialità degli oggetti, nota un aspetto che in genere poi nella letteratura successiva io non ho più ritrovato. Fa notare come il disco sia prodotto senza tornio. È una sfera di argilla schiacciata, manipolata, che ha una sezione convessa. E ne cerca anche di capire come il sistema dei segni sia stato prodotto, quanto l'argilla era allo stato cuoio, quindi non era ancora totalmente essiccata, e il modo come la punzonatura sul lato non implicasse l'alterazione dei segni sull'altra faccia. Questo forse secondo me è l'aspetto più interessante del lavoro di Mosso, che qui ringrazia ancora una volta Atsidakis per avergli fatto vedere il disco e averlo toccato e fotografato. Anzi, sarebbe interessante per gli studiosi di questo intrigante manufatto poter paragonare le fotografie di Mosso con quelle poi prodotte nelle prime edizioni sia del Bernier che dello stesso Della Seta che citavo prima. E del Della Seta Mosso accetta l'origine cipriota, cioè non crede che sia un disco prodotto a Creta, ma che abbia delle ascendenze levantine. Questa è la prima e unica concessione che Mosso fa al mondo del Mediterraneo orientale, accettando di fatto questa lettura del grande studioso e storico dell'arte. E ovviamente non poteva mancare il classico riferimento alla testa piumata, ai confronti con Medine Tabù, alle grandi iconografie di epoca ramesside dell'Egitto, sulle quali Mosso non ha niente da dire, ma interessante è la chiosa finale di queste 3 paginette, in cui conclude dicendo che la lingua minoica e quella semitica sono sorelle della medesima madre. Interessante. Ma Mosso non ci dice chi è la madre, e nemmeno il padre. Le mette insieme, ma non va oltre. E alla fine propone questo schemino che vedete in basso nella slide, in cui fa vedere un primo livello di scrittura egea, fortemente influenzata da quella pittografica egizia, e quindi poi elaboratasi autonomamente, a un livello cananeo, nel quale Mosso crede che ci sia l'apporto dei micenei fuoriusciti dalla Grecia continentale, stabilitisi nella Fenicia, nella prova la rappresentazione del Kaftor, dell'uomo di Kaftor, e infine la scrittura greca di epoca storica. E se andiamo ad approfondire il tema dell'origine della lingua e quindi della scrittura, possiamo notare una serie di interessanti convergenze tra l'attività di Mosso e quella di un altro grande personaggio, anch'egli baluardo della cultura positivista in Italia, Paolo Mantegazza, medico fisiologo come Mosso, grande antropologo, il quale aveva viaggiato più di Mosso, e soprattutto frutto di questo suo lungo viaggio e soggiorno è il volume India del 1884, in cui Mantegazza
nel frattempo poi diventato professore di antropologia a Firenze, nega il carattere indoeuropeo del sanscrito. Il sanscrito, dice, appartiene a una lingua dalla quale dobbiamo cercare l'origine. Vi ricordate? Madre, sorelle di una medesima madre. Ma c'è ancora qualcosa di ancora più forte. Mantegazza è l'ultima voce di quella lunga tradizione ottocentesca italiana cominciata con Carlo Cattaneo sull'origine delle lingue sull'origine delle lingue europee, che sono altra cosa da quelle indoeuropee. E se Cattaneo questo non lo ha mai detto, lo dice però Mantegazza, la sorgente di origine di queste lingue europee non può che essere il mondo africano. E solo dopo vi è la sovrapposizione di una seconda corrente dall'area euro-asiatica. Allora, proviamo un attimo a ristabilire le fila del discorso e concludere. Cosa traiamo dalla lettura di un medico disinvolto anche nell'uso della terminologia archeologica e anche un inventore in questo? È uno sperimentatore, ma di fatto non è un linguista. Cosa ci lascia questo piccolo scritto di Mosso, che si intreccia, come vedete, sulle varie correnti del pensiero antropologico e della filosofia materialistica europea? Intanto, l'origine della scrittura va ricercata all'interno di un contesto, di un micro contesto, che è quello familiare, che è quello dell'oikos, che è quello del primo nucleo, direi di famiglia, ma anche in senso allargato di clanico, dove si producono degli oggetti che portano dei segni. Segni, quindi vediamo un esempio, Mosso lo spiega bene, di una fornace collettiva, dove il segno, quindi il potes marx, ha la funzione di distinguere la produzione, e una volta aperta, smontata la cupola della camera di combustione, il legittimo proprietario andarsi a riprendere il vaso che veniva identificato attraverso il segno. Ma la scrittura, secondo Mosso, essendo proprio questo, come diceva sempre, l'uomo è materia, materia in continua trasformazione, passa da una esperienza individuale, dove la donna ha un ruolo importante, a un livello più alto, a un macro livello, che è quello della scrittura collettiva. Ed è la trasformazione in qualcosa di strutturato, organico, che porta la scrittura a uscire dal piccolo nucleo familiare intertribale e a trasformarsi in qualcosa di identitario. Ma è anche il momento di, e Mosso lo sapeva bene, da aderente ai principi della tassonomia classificatoria, che questa fase corrisponde anche all'elaborazione di una sintassi, di un ordine. Quindi non è solo trasformazione del segno, ma è il tentativo di riportare il segno all'interno di un sistema olistico. Quindi conclude dicendo che la fase prepalaziale è tutto sommato ancora quella dei primi palazzi, dell'inizio, è rappresentato da una scrittura corsiva, veloce, immediata. Nel momento in cui nascono i palazzi, nasce quindi un sistema di registrazione e controllo delle operazioni del flusso di merci in entrata e in uscita, allora la scrittura diventa ancolosa, come diceva Philippe Berger, diventa strutturata, diventa cioè un sistema organico. Mosso ci porta al livello di un'indagine parallela che, devo dire, io non sono un linguista, per quello che ho letto di storia della linguistica europea,
Questa componente della grafologia è totalmente scomparsa. Oggi la grafologia è una, non è nemmeno una disciplina, come era concepita nell'Ottocento, è diventata semmai un sistema applicato solo nell'ambito delle discipline forensi. Ma se guardiamo a quella, all'importanza che è il sistema della grafologia nell'Ottocento, gli spunti di riflessione sono tanti. Non dimentichiamo che uno degli amici più fedeli al verbo mossiano, ma al tempo stesso anche entrambi avevano condiviso l'esperienza fiorentina di Moritz Schiff, e Cesare Lombroso, che della grafologia ne fa uno dei pilastri portanti del suo sistema di indagine criminologica. Quindi, se c'è qualche linguista che mi ascolta, suggerirei che non sarebbe male riprendere queste letture sul sistema di articolazione e composizione del segno. Ti aiuta non poco a comprendere i meccanismi, non tanto il significato, ma i meccanismi di formazione del segno stesso. E poi c'è, secondo me, l'altro punto centrale della discussione di Mosso, è il rapporto tra l'elaborazione di questo sistema di segni e un preciso momento del cambiamento profondo della storia umana. Nel 1928, quindi a 15 anni dalla morte di Angelo Mosso, sarà l'archeologo, antropologo australiano, ma di fatto poi britannizzato, Very Gordon Child, a definire questo momento la rivoluzione neolitica, dove alla domesticazione delle specie animali, delle piante, quindi ai cambiamenti dei sistemi di sussistenza, il fare il segno, concepire cioè un sistema di comunicazione, ha un ruolo ben preciso nel nuovo modello di organizzazione della società. E Mosso chiude con un passaggio che mi ha fatto riflettere molto. Un passaggio lì per lì sembra lanciato quasi in maniera provocatoria, e probabilmente era questo l'intento dello studioso. Nella grande letteratura e tradizione che c'è sull'origine dei segni, il passaggio dei segni delle lettere fenicie, il ruolo di Cadmo e così via, Mosso invece preferisce una tradizione parallela e cita, proprio chiude il suo discorso dicendo: e se noi invece di pensare a Cadmo, ai segni fenici trasformati eccetera, pensassimo a Palamede di Argo, l'eroe mai citato da Omero, eppure presente negli Scolia e nelle opere di integrazione ai poemi omerici. Palamede di Argo, a cui era il mondo antico attribuiva tutta una serie di invenzioni, la invenzione più importante era quella delle lettere. E mi ha fatto molto riflettere questo riferimento, perché il lavoro da cui parte Mosso è un vecchio lavoro di Otto Jahn sull'eroe non citato da Omero, ma la fonte più antica, quindi il che fa anche ci fa riflettere sull'antichità di certe fonti, non sono gli eruditi ellenistici oppure qualche erudito del primo impero, ma addirittura Stesicolo. Quindi è una fonte molto antica, autorevole, perché attribuisce proprio Stesicolo, in questo frammento 213 del Dis, attribuisce a Palamede di Argo l'invenzione della scrittura. Io da siciliano, ovviamente, immaginando Stesicolo, i suoi rapporti con Imera, con la sua città natale, mi fa molto riflettere su quanto di siciliano ci sia anche in questa tradizione. E che non è casuale, perché il nome Palamede significa da Palamis, che è il remo, quindi è un nome parlante legato al mare. Ma ancora
Euripide, in un frammento di un'opera, di una tragedia perduta, ci dice che il fratello di Palamide, diciamo alla italianizzato, è Oix, cioè il timone della nave. Cioè, quindi sono due nomi parlanti legati al mondo della navigazione. Quel mondo della navigazione al quale si ispirava Angelo Mosso e nel quale aveva identificato il primo sistema sociale e condiviso dell'uso del segno. Chiudo con quello che ho trovato e che ho trascritto, il libro inedito, dove ci sono dei passaggi ancora sul mondo della scrittura, ma stavolta della scrittura nell'Italia meridionale, perché Mosso nel Museo di Taranto trova su ceramiche dell'età del bronzo dei segni che secondo lui potrebbero alludere a un primo sistema elaborato di una scrittura dell'Italia pre-romana. Cosa ci rimane oggi di Mosso? E così chiudo. Rimane questo forte, straordinario carico emotivamente di suggestioni, libro scritto dalla figlia Mimì, pubblicato nel 1936, che è un omaggio al padre, definendolo un cercatore d'ignoto, colui che ha sempre cercato l'ignoto, come in laboratorio, muovendosi tra cellule, tra elementi dell'istologia, così alla stessa maniera nel campo dell'archeologia militante, tra la terra, tra gli oggetti, cercando cioè di mettere insieme gli uni e gli altri all'interno di quello che è il più complesso, dinamico sistema di evoluzione della vita umana. Oggi noi parliamo di rapporti tra sistema di flusso sanguigno e scienze neurobiologiche e elaborazione della lingua e quindi anche della traduzione della lingua in un sistema scrittorio, ma ne parliamo oggi, dimenticando che 100 anni fa, nei laboratori di Torino, ultimo baluardo di questo straordinario mondo del positivismo europeo, spaziato poi via dal romanticismo e in Italia dalla tradizione crociana, si erano poste veramente le basi su cosa è l'uomo e verso quali lidi approda nel bene e nel male. Grazie per l'attenzione. Grazie Massimo per questo splendido excursus su questo pioniere interdisciplinare, eclettico, uomo quasi del Rinascimento, in un'epoca così piena di cambiamenti anche a livello archeologico, questo cercatore di ignoto che qualcosa però ha trovato. Io partirei facendoti delle domande per rompere il ghiaccio e poi lasciare il parterre a chi altro volesse fare domande. Io purtroppo non sono riuscita a trovare questo libercolo sulle origini della scrittura, che mi sembra introvabile, quindi sono contentissima che tu ci abbia portato in guida questa lettura. Ho notato un paio di cose, non avendolo letto e quindi affidandomi alle tue parole. Nonostante Mosso fosse un clinico legato alla fisiologia della neurobiologia, non tratta, mi sembra, della percezione visiva. È un elemento, un trend, uno strand, una traiettoria di analisi che mi sembra di capire lui non considera. E quando si tratta di invenzione della scrittura, almeno il mio occhio o il mio neurone cade proprio lì. Come mai c'è questo, come dire, convitato di pietra, questa assenza così plateale di un elemento che a livello cognitivo medico, neurobiologico, potrebbe essere forse un approdo, parlando di navigazione in termini metaforici, abbastanza ovvio. E l'altra cosa che ho notato mancare è che, mi sembra di capire, non ci sia una vera e propria definizione della scrittura per come la vogliamo classificare noi oggi. Perché quando vengono citati magari marchi da vasaio e vis-à-vis una traiettoria che possa portare alla creazione della scrittura, non si prende, mi sembra di capire, in considerazione un'analisi legata a come noi dobbiamo definire, quali sono i parametri, quali sono i constraints, le limitazioni legate alla fissità della scrittura.
E la terza cosa è più contestuale, perché hai parlato in maniera multicastica dell'oikos e di come l'oikos ha giocato un ruolo predominante nei primi incipit della scrittura. E il passaggio dalla questione più domestica, più intimista, se vogliamo, più relegata ai confini della casa e alla grande eruzione che poi porterà a una classificazione della scrittura, quindi al repertorio grafico normalizzato, razionalizzato, trasmettibile, insegnabile e percepibile, è un bel salto che va contestualizzato da un punto di vista archeologico. Noi non possiamo chiedergli così tanto, però insomma va contestualizzato da un punto di vista archeologico con un'attenzione al contesto. Quindi l'elemento del contesto prepalazziale che fa da traiettoria di lancio, di propulsione alla scrittura, e la fase successiva più, come dire, razionalizzata, normalizzata, legata a una complessità sociale molto più definita, è un passaggio fondamentale proprio per la nostra, come dire, necessità di ricostruire che cosa è successo a Creta in quella fase di transizione. Che ovviamente è chiedere un po' troppo a una persona che non si occupa di non si è potuta occupare di queste cose, ma con un intuito e un pallino dell'archeologia assolutamente idiosincratico, fuori dai canoni comuni di allora, ma anche di oggi. Quindi questi tre elementi, non avendo letto il libro, sono elementi che fanno suscitare in me tante domande. Ecco. Li pongo a te, non potendoli porre a Angelo Mosso direttamente. Beh, allora comincio dalla prima. Manca effettivamente, hai ragione, la percezione o meglio, il ruolo della percezione visiva, che invece io trovo in altri aspetti della ricerca di Mosso, quale ad esempio quello delle pitture. Nella pittura, per esempio, si pone il problema del rapporto visivo, anche dell'uso delle proporzioni gerarchiche per indicare l'importanza o la rilevanza di alcuni personaggi rispetto ad altri. Curiosamente, la percezione visiva manca in Mosso. Ma perché credo che alla base ci sia, dovrei effettivamente consultarmi meglio con chi studia la fisiologia clinica. Perché dietro c'è la preparazione del fisiologo, il quale guarda al sistema dei flussi sanguigni indirezionati verso il cervello e non verso le reti periferiche. Dovremmo veramente approfondire meglio anche da un punto di vista della scienza medica, però di fatto manca, questo sì è vero. Quanto alla seconda e terza obiezione, cioè terza domande, rispondo con quello che era il giudizio di Paolo Orsi su Angelo Mosso. Un uomo dalle grandi idee ma confuse. Erano entrambi senatori del regno, Mosso ha scavato in Sicilia. Su indicazione dello stesso Orsi, chiaramente non si amavano, appartenevano a visioni del mondo completamente differenti. Però, se leggi, avendo io letto tutte le opere di Mosso di carattere umanistico, e in parte quelle mediche, si nota effettivamente come l'uomo sia veramente lo scienziato intuitivo, che parte dall'intuizione e dalla sperimentazione, per poi perdersi. E perde la dimensione del contesto che non c'è mai, per esempio, nelle opere di Mosso. C'è una civiltà minoica segmentata in due grandi momenti e basta, ma non c'è una lettura veramente diacronica come invece aveva preannunciato prima. Il contesto non è quello come lo concepiamo noi oggi da archeologi del 2020, è un contesto diverso, che ha sfaccettature di tipo etnico. Il tema della razza è fondamentale in Mosso e mi sorprende come alla fine non abbia usato
lo strumento del meccanico, della relazione meccanica tra etnos e archeologia a conclusione di questo lavoro. Quindi ci sono, queste sono le lacune del medico prestato all'archeologia, che sono presenti anche in altri aspetti della sua ricerca, ecco, non solo su quello della scrittura. E infatti su quello ti volevo fare altre domande, ma voglio lasciare il parterre a chi altro vuole contribuire. Avevo visto Alessandro Piccolo in azione. Alessandro. Sì, buonasera, mi sentite? Buonasera, la sentiamo, sei giovane, ti do del tu, mi permetto questa libertà. Assolutamente. Comunque volevo innanzitutto ringraziare il professor Coltraro, anche a titolo personale. Ammetto candidamente che prima di oggi non conoscevo assolutamente Angelo Mosso, quindi lo ringrazio personalmente per avermelo fatto conoscere. In realtà io avevo parecchie questioni da sollevare, però non voglio tediarvi più di tanto, quindi io entro direttamente nel merito di alcuni problemi. Innanzitutto la scrittura, cioè sull'origine della scrittura come prodotto essenzialmente individuale da contestualizzare nell'oikos. Ora, da quello che io so dalle mie letture, e io mi riferisco in particolare ad un testo di Louis Godard proprio sull'invenzione della scrittura, questo discorso vale soprattutto per le scritture alfabetiche, in particolare per l'alfabeto greco. Fa fede il fatto che non esiste un alfabeto greco alle origini, ma esistono vari alfabeti greci e ci sono addirittura delle variazioni nell'ambito dello stesso contesto geografico. Per quanto riguarda invece le grafie delle civiltà mediterranee dell'età del bronzo, si è parlato piuttosto, e io mi riferisco in particolar modo al geroglifico egizio, di una forte influenza della struttura palazziale, cioè del potere centrale che di fatto impone l'invenzione della scrittura e se ne serve essenzialmente come instrumentum regni, cioè come strumento fondamentale della sua azione di governo. La seconda questione riguarda invece il problema dell'Africa come epicentro dell'invenzione della scrittura e è interessante che Mosso riprenda la tradizione di Palamede sull'invenzione della scrittura, però è altrettanto interessante che lui non citi affatto Anassimene di Mileto, che Anassimene di Mileto di fatto questo dice, cioè la scrittura greca è nata in Africa, è nata in Egitto e l'ha portata in Grecia Cadmo quando fuggì con le sue 50 figlie. Tra l'altro questa è un'affermazione anche pionieristica, perché poi si è scoperto che effettivamente le scritture alfabetiche, in particolare quella greca, hanno un'origine africana, perché il proto-sinaitico, cioè il primo alfabeto abjad della storia, a quanto pare, si rifà al geroglifico egizio. Sulla questione invece della lingua minoica, che il buon Mosso dice essere sorella della semitica, quindi di fatto lascia intendere che il minoico sia sostanzialmente un dialetto afroasiatico, Lui su che cosa basa questa sua affermazione? Soltanto sull'evidenza biblica, dove ti dice appunto che Kaftor ben Mizraim, cioè Creta figlio di Egitto, o c'è anche qualcos'altro? Mi rendo conto, lei stesso ha detto che appunto su questo problema Mosso non entra troppo nel merito, però è veramente interessante, cioè dal mio punto di vista è un aspetto capitale, ecco. Vi ringrazio e mi scuso per avervi tediato. Grazie Alessandro, non ci hai tediato. No, è veramente interessante. Intanto piacere, così ci conosciamo. Abbiamo avuto più volte scambi di email interessantissime. Così finalmente riesco ad associare un volto. Dunque, Mosso non è né un linguista e ancor meno un archeologo. E la questione africana non è, come avevo dimostrato, frutto del sacco di Mosso, ma si inserisce all'interno di un percorso dell'antropologia culturale italiana di quel momento, che pone l'accento sull'Africa per diverse ragioni. Ragioni anche di carattere geopolitico, coloniale, l'interesse italiano per il Nord Africa c'è sempre stato, soprattutto nel momento formativo del Regno d'Italia e delle prime
sperimentazioni di politica estera in direzione della costa nord del Mediterraneo fino alla clamoroso fallimento dello scacco di Tunisi. Ma c'è anche in Mosso una componente che credo lo abbia influenzato, di natura antropofisica, perché Mosso, studiando i crani, studiando anche i crani cretesi, è dell'avviso che ci sia una razza afro-mediterranea che abbia dato origine a queste importanti civiltà, quella di Creta, quelle siciliane che poi si sono spostate verso nord, entrando in questo in rotta di collisione con Luigi Pigorini, che invece proponeva esattamente il contrario, la presenza di elementi che arrivavano direttamente dall'area eurasiatica e quindi dall'Europa centrale. E il grande dibattito dell'archeologia con sfumature etniche che via via si va formando tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Interessante il riferimento, per esempio, alla fonte che lei citava, che rafforza quindi il passo di Stesicoro. Ma Mosso, chiaramente, non essendo un filologo e uno studioso di storia antica, probabilmente non lo conosceva e non lo conosceva nemmeno. Quindi io contestualizzerei l'aspetto della componente africana all'interno di questo grande dibattito teorico, metodologico, in seno alla cultura italiana della seconda metà dell'Ottocento, che vede questa scuola romana con Luigi Pigorini da una parte, quindi l'apertura verso l'Europa, è una scuola invece più mediterranea, che ha invece come capofila il Giuseppe Sergi, professore di antropologia all'Università di Messina, che era pienamente convinto del carattere africano delle prime popolazioni mediterranee. Per il resto, io non sono uno studioso di filologia minoica. Devo dire con molta onestà, anch'io non farei, sono d'accordo su una cosa, non vedrei sempre il rapporto meccanico tra nascita dei palazzi, quindi elaborazione di un sistema politico centralizzato, e nascita della scrittura. Certi meccanismi non funzionano. Guardiamo per esempio al Giappone. Silvia Ferrara ha dedicato delle pagine bellissime sulla scrittura giapponese nel suo ultimo lavoro, e lì si vede molto bene che non c'è un rapporto tra la formazione dello shogunato e l'introduzione della scrittura. Si tratta di mondi assolutamente indipendenti, che poi a un certo punto si incrociano, entrano anche in rotta di collisione o all'interno di un circuito, in un cortocircuito informativo è altra cosa, però certi sistemi meccanici anche io li guarderei con sospetto, e questo devo dire i linguisti e i filologi come Silvia ce lo insegnano brillantemente. Non potrei essere più d'accordo, e questo si ricollega un po' alla tua menzione delle prime forme di navigazione legate a questo lancio verso o catalizzazione verso un carattere identitario che poi può portare alla scrittura. E ho visto un paradosso del quale forse Mosso non era nemmeno a conoscenza, cioè tutte quelle immagini che vediamo incise sulle frying pans cicladiche. Secondo questo principio, questa mozione identitaria avrebbe benissimo potuto, in un contesto molto prepalazziale, avrebbe potuto fare da trampolino di lancio verso una formalizzazione della scrittura, cosa che mai avvenne. Quindi sleghiamo un po' queste visioni meccanicistiche dell'X da luogo a Y in maniera univoca, deterministica, lineare, prevedibile, misurabile. Ecco, tutta questa misurabilità un po' si scontra con una visione meno rigida dei processi di formazione, di creazione e di invenzione di fenomeni come quello della scrittura, che insomma vanno visti sia a livello contestuale che a livello, come dire, intellettualmente un po' più rigido. Però su una cosa intervengo, poi vorrei sentire altre domande. Su una cosa però Mosso aveva centrato, cioè
l'idea o la suggestione che l'Egitto possa, che l'ex Africa Lux possa davvero aver fatto sì che la scrittura venisse creata in primis, no? Quindi forse prima della Mesopotamia, perché con le nuove scoperte o relativamente nuove degli anni 80, della fine degli anni 80 di Dreyer, proprio ad Abydos, nel contesto funerario delle tombe del cimitero Ugei, ci fanno un po' rivisitare l'idea che sia stata la Mesopotamia, no? Ad avere il primato sull'invenzione della scrittura, che forse se le datazioni sono affidabili e attendibili, l'Egitto ci è arrivato prima. Ecco. Quindi forse su questo, un po' per intuito, un po' per suggestione, un po' portato dalla sua idea che l'iconografia sui vasi possa aver fatto da sostrato alla scrittura, cosa sulla quale io mi sento di dire di essere d'accordo. C'è un bellissimo articolo della Graf su questo, come l'iconografia del periodo, diciamo, 3200 avanti Cristo, quindi predinastica o dinastia zero, possa aver dato luogo a una formalizzazione poi dei geroglifici. Quindi su questo forse aveva visto bene, aveva visto giusto. Quindi non sì. È... Sì, ritengo sì, condivido. Il passaggio al mondo ciclatico c'è, non è nell'opera sulla scrittura, ma è nell'altra, dove effettivamente rimane folgorato dalla quantità di rappresentazioni di imbarcazioni. Però il discorso lì devia a favore degli aspetti tecnologici della carpenteria lignea e altro, non della rappresentazione. E quello che vorrei aggiungere, e che forse ed è anche il punto di debolezza della lettura di Mosso, è che è proprio questa visione deterministica da una parte ed evoluzionistica dall'altra. Perché lo studio dei sistemi antichi dal punto di vista sociale, sovrastrutturale, delle forme del pensiero, ma anche della stessa cultura materiale, ci permette di superare quell'idea che dal disorganico si arriva all'organico, semmai è il contrario. Non è sempre così. Quindi questo Mosso era estremamente condizionato dalla sua visione di fisiologia clinica, dell'ossessione di cercare un centro, e che devo dire che continua anche chi fa, ovviamente chi si occupa di scienze mediche, continua, ma perché è il sistema che impone una lettura di questo tipo. Però in archeologia le cose stanno diverse. Guardiamo all'Egitto, come dici tu, ma io guarderei anche con molta attenzione a quello che sta avvenendo fuori dal mondo centro-europeo del Neolitico, l'area moldava, bulgara, il Mar Nero, dove effettivamente ci sono sulle ceramiche, ma e non solo, anche segni che in qualche maniera devono essere studiati, interpretati o comunque messi a sistema all'interno di un contesto più ampio. Quindi perché non pensare a una visione pluricentrica Pluricentro. dell'origine della scrittura. Quindi cercare. Ti riferisci alla Sì. cultura Vincia, nello No, specifico? anzi, vince soprattutto il mondo della cultura di Cucuteni Ok. nell'area moldava. Lì effettivamente cominciamo a vedere una certa elaborazione anche nelle forme ceramiche, nei sistemi decorativi che servono a veicolare determinati messaggi, e la comparsa di alcuni segni. Bisogna capire qual è la relazione tra i due. Può darsi che non ci sia alcuna relazione, se non perché presenti nel medesimo supporto. Però effettivamente interrogarsi anche su altre sorgenti di questo complesso mondo dell'antico è doveroso. E su questo si apre una grande domanda che io vorrei porre, vorrei che partecipassero anche i collaboratori di Inscribe, perché è una cosa della quale abbiamo parlato varie volte, dell'interfaccia fra l'arte, l'iconografia,
e vedo che c'è anche Matilde Civitillo connessa, quindi magari la coinvolgo, l'arte, l'iconografia, l'interfaccia con il segno, no? Qual è il punto che, di transizione tra disegno e segno e che ruolo giocano invece gli elementi più schematici, geometrici, che non hanno nulla di iconico nella possibile traiettoria verso l'invenzione della scrittura. Sono domande molto aperte, molto complesse, perché non tutti i disegni diventano segni, ma da quello che noi abbiamo, usando lo stesso positivismo di Mosso, se vogliamo essere, come dire, cogenti e persuasivi nella nostra visione della scrittura, tutte le scritture ad oggi nascono da dei segni, da repertori di segni altamente iconici, in cui c'è anche un elemento astratto, ma l'elemento astratto viene studiato molto poco. E allora mi viene da chiedere, tutti questi potter's marks, questi segni sulla ceramica, che spesso sono molto simili, spesso convergono, sono identici in culture diverse, in cui i contatti non sono ricostruibili a livello archeologico, possono aver giocato un ruolo nell'invenzione della scrittura? Perché Mosso sembra suggerire questo anche, no? Mi sembra di capire. Sì. E ad oggi nel nostro record archeologico questo tipo di trazione dal segno semplice, lineare, geometrico, visto come pot mark su ceramica, non può essere usato come elemento trainante verso la scrittura. È una domanda molto, come dire, molto pregna, anche per noi che studiamo le scritture, le creazioni delle scritture in contesti molto diversi da quello cretese, fino a che ruolo questi segni così semplici, così schematici possono aver giocato, possono essere stati significativi? È una domanda, la pongo proprio non in maniera retorica. Sì. Vedo silenzio, lo vedo questo silenzio, è talmente tangibile da essere Sai, visibile. come studioso di preistoria, metterei nel grande calderone, giusto così per incentivare ancora di più la discussione, tutta la produzione dell'arte paleolitica che noi abbiamo. Sia su incisioni parietali, ma anche su supporti mobili, sistemi di computo, sistemi elementari, varie interpretazioni, però effettivamente il problema, secondo me, dobbiamo cominciarlo a porre ancora prima del Neolitico. Il Neolitico forse è il punto di arrivo Bravissimo, sono di certe d'accordissimo. sperimentazioni, sì, ma E dobbiamo andare più lontano. io andrei anche oltre, pensando ai sistemi, poi lascio parlare, ho visto che c'è un microfono aperto, magari c'è una domanda. Andrei anche oltre, quindi su sistemi di computo, tutti i talisi, i contrassegni paleolitici che sono assolutamente. Poi bisogna essere anche molto cauti nel pensare ad essi come segni legati a un computo specifico, razionale, normalizzato, eccetera. Però si diceva, era Platone, penso, che dicesse che Palamede era in realtà l'inventore dei numeri, nella Repubblica, Sì, credo, sostenesse è questo. vero. Fino a che punto tutte questi notation marks, anche relativi ai numeri, al computo, al tallying system, il sistema di contrassegno, potessero in realtà convergere, no? Verso una creazione di un sistema di numeri che però poteva andare a braccetto con l'invenzione della scrittura. Sono due cose che vanno viste forse insieme, penso, no? Però è altrettanto vero che se io guardo e metto in sequenza i numeri romani, questo non mi dicono che sono un linguaggio, che esprimono un linguaggio, è un sistema di computo che è altra cosa dal linguaggio. Quindi certamente dobbiamo vedere quali sono le relazioni tra i due ambiti, però io da archeologo guarderei ancora prima del Neolitico. Tanto più che nelle grotte, nei sistemi figurativi parietali ci sono anche segni molto astratti. Ce ne sono una trentina che sono comuni dal Sulawesi a Lascaux, a Altamura, a Blombos.
Noi abbiamo anche dimenticato l'importanza degli studi, per esempio, di James Frazer sul ruolo della magia e l'influenza sulla scrittura. Frazer questo l'aveva intuito e Evans ne era debitore, ma dovremmo guardare anche a queste altre componenti sovrastrutturali, perché è chiaro che è difficile, quasi impossibile, ricostruire il sistema di pensiero e di credenze di alcune popolazioni in assenza di fonti scritte. Questo tuttavia non ci impedisce dallo spremere quanto più possibile il record archeologico e cercare di trarre delle informazioni. Anche il ruolo giocato dalla magia, e quindi in un contesto di cacciatori raccoglitori, chi controlla la magia controlla anche la comunicazione e l'organizzazione della comunità, ecco, ci fa pensare che la scrittura possa anche essere nata all'interno di questi contesti. Siamo cercatori di ignoto anche noi, Massimo. Eh sì. Ci sono altre domande? Posso prendere la parola? Certo. Sì. Prego. Buon pomeriggio. Dottoressa Ferrera. Ferrara. Buon pomeriggio Massimo, un piacere vederti, un piacere vedere tutti gli amici che qua partecipano a questa splendida chat. Massimo ha fatto una disquisizione splendida come sempre. Ti aspettiamo a Ragusa ancora una volta, Massimo, come tanti anni, da tanti anni. La mia domanda è questa. Nei miei viaggi, andando in Giordania, da Amman prendo il fuoristrada e dopo circa 4 ore di cammino col fuoristrada, all'interno del Wadi Rum, la mia guida mi porta dentro una montagna, devo dire una montagna di pietra, spaccata, una roccia spaccata, e dopo aver fatto molti metri all'interno, mi fa vedere delle immagini interessantissime. Sono uomini in colore rosso, fatto col minio, ritengo, il rosso era all'epoca forse il colore migliore, più bello, e tutt'oggi esistono perfetti, con queste raffigurazioni di uomini in varie posizioni. La guida era una guida, devo dire, seria. Io faccio la guida, non sono serio come quello, però tante volte per fare qualcosa in più, per dire qualcosa in più, chiaramente vado a inventare il bello. Ma lì però questo professore, perché era un professore, mi dice che lì gli uomini rappresentavano l'inizio della scrittura e l'inizio del linguaggio. Io non so se sia vero tutto quello, ma si parlava di almeno 7.000 anni prima di Cristo. Ora, credo che ci sarai andato anche tu a visitare quella zona nel Wadi Rum. Ma ancora un'altra domanda e poi comunque. Andando anche all'isola di Pasqua, ho notato in una grotta delle incisioni di uomini che si tengono per mano. Sono 10 con in varie posizioni, e la mia guida del luogo mi diceva: questa sequenza di 10 persone, di 10 uomini, si trova al centro dell'India, si trova anche all'isola di Pasqua. L'hanno trovata questa prima ancora che si conoscesse quell'altra dell'India. Un punto interrogativo. La mia domanda è questa. Ma la scrittura nasce insieme con il segno e il linguaggio nasce insieme con il segno. Grazie per quello che puoi rispondermi. Enzo, ci poni ti saluto affettuosamente, poni una serie di
di problemi che temo dai quali difficilmente ne usciremo. Sì, le immagini mi fai venire in mente, così è una cosa che avrei voluto anche dire a Silvia. Le immagini, anni fa mi trovai a visitare la grotta della Regina a nord di Palermo, nel promontorio che chiude il Golfo di Montello, una grotta che è stata studiata per le iscrizioni fenicio-puniche, perché è un luogo veramente curioso, iscrizioni legate al mondo marino, a divinità che in qualche maniera sono connesse al mare, ma la grotta che dà sul mare guarda da tutt'altra parte, guarda verso l'entroterra. E parlandone con il mio collega, è stato anche mentore nella mia formazione al CNR, Paolo Xella, gli dissi: ma Paolo, perché avete studiato solo le iscrizioni puniche? Non vi siete accorti che ci sono anche delle rappresentazioni di antropomorfe? Dice: ah, ma quelle non sono di nostra competenza. No, io invece lì cominciai a riflettere sul problema che noi troviamo di coesistenza, e così mi rifaccio alla suggestione di Enzo Piazzese, di immagini e segni. Beh, dal punto di vista archeologico, io posso dire che quelle rappresentazioni di Melkart, da un punto di vista ovviamente iconografico, stilistico, sono immagini, perché abbiamo i confronti con le stele puniche di Mozia e di Lilibeo, quindi le possiamo datare con precisione, appartengono allo stesso periodo delle iscrizioni. Quindi, dentro una grotta, che certamente è di carattere votivo, come ci dicono le iscrizioni, ed è dedicata a un pantheon variegato del mondo punico, perché non porsi il problema dei frequentatori, di chi usa l'immagine per comunicare e di chi invece usa l'iscrizione? Ma non, l'uno non esclude l'altro. Però mi rendo conto che per anni la ricerca linguistica epigrafica si è concentrata solo su alcuni aspetti estrapolati da un contesto più ampio. Come al contrario, l'archeologo ha guardato solo alle immagini, studiandole iconograficamente e dimenticando che ci sono anche delle iscrizioni. Sì, c'è un problema, mi ricollego a quello che diceva Enzo Piazzese, c'è un problema di datazione, perché il Wadi Rum, che citava prima, ha un numero infinito di queste immagini e la loro stratigrafia cronologica è veramente ampia. Alcune sono chiaramente preistoriche, altre no, altre sono scritte in nabateo, quindi sono databili. E c'è un po' una cozzaglia che è difficile non vorrei dire decifrare perché è un termine proprio, ma insomma c'è un problema di contesto anche lì, come c'è il problema di contesto, penso alla Grotta Poesia, no? A Rocca Vecchia, dove ci sono immagini che ci riportano, direi con fiera concretezza, al mondo miceneo, ma poi ce ne sono altre che non c'entrano nulla. Come si fa a datarle? Qui entra in gioco la mia componente da ricercatore del CNR. Dobbiamo cominciare ad estendere le ricerche applicando protocolli di misurazione possibili per le datazioni. Per esempio, oggi si sta vedendo che le incisioni sono le prime sperimentazioni fatte in una grotta della penisola iberica e nella grotta della Daura di Palermo, attraverso gli isotopi dell'uranio torio, che ci permettono di datare le pareti rocciose, il momento in cui per esempio c'è questa operazione di levigazione e pulitura, ma c'è anche la componente, non dimentichiamo, della botanica, perché la formazione di licheni all'interno di questi solchi
quindi che occludono e nascondono il segno, rappresentano un elemento post-quem di datazione. Anche questi possono essere studiati e datati secondo dei protocolli la ben formazione precisi. Calcarea all'interno dell'incisione fatta anche la formazione calcarea, quindi ci sono degli aspetti della ricerca di laboratorio che secondo me dobbiamo cominciare ad applicare allo studio delle iscrizioni, e non ultimo anche con un semplice SEM, quindi questi con un microscopio a scansione ottica possiamo vedere il sistema dei segni. Si è visto per esempio che nel caso di alcune ossa dalla grotta delle Tre Ferdi della Dordogna, ritenute come sistema, interpretate come sistema di computo, addirittura c'è anche chi ha scritto che erano i primi segni di un sistema scrittorio, si è visto che in realtà sono dei segni di macellazione. Ecco. Quindi dobbiamo anche cominciare a saper distinguere quello che è l'osso spolpato, privato delle sue cartilagini per uso alimentare, da quello che invece è l'osso scheletrizzato, che diventa invece supporto per la trasformazione di qualcos'altro. E io credo che l'apertura verso i protocolli chimico-fisici delle scienze di laboratorio, dell'archeometria in generale, un giorno potrà dare risposte più che soddisfacenti. E infatti lo spirito di Angelo Mosso e la sua visione così policentrica vive, speriamo prosperi. Volevo chiedere se ci sono altre domande. Posso fare? No, scusa. Prego, prego, prego. No. Buonasera. Buonasera, scusate, sono Nicola Cucuzza. Buonasera a tutti. Non so se... buonasera. No, una domanda, complimenti a Massimo per questa bella presentazione. Una domanda per tornare proprio a Mosso e molto sullo specifico. Qual era il... Io non lo ricordo assolutamente, ma la sua posizione riguardo ai Masons Marx, che hanno avuto un'importanza così notevole nell'ambito proprio dell'avvio delle ricerche archeologiche a Creta da parte di Evans, proprio in rapporto alla scrittura. Nella riflessione di Mosso sulla scrittura, che spazio hanno i Masons Marx così ben presenti a Festos? Grazie, scusate. Oh, ciao Nicola, mi fa piacere vederti anche così virtualmente a distanza. Ti ringrazio per della domanda, perché nel primo libro di questa triade, di questa trilogia, Le escursioni, c'è un capitolo dedicato ai Mason Marx del Palazzo di Festos, che Mosso aveva uno per uno disegnato e poi pubblicato, anche con delle fotografie di grande interesse fatte da lui. Curiosamente, nella trattazione invece generale sulla scrittura, c'è solo un passaggio con riferimento autobiografico, a un'autocitazione al precedente lavoro sui Mason Marx, e liquidati semplicemente come espressione di questa codificazione, di questa scrittura massiva che si forma nel corso dell'età palaziale e nient'altro. Mentre invece è interessante la prima lettura, quella che dà nel 1907, che tu conosci. Insomma. Grazie Massimo. Grazie. Grazie a te, Nicola. C'era Andrea Santamaria. Buonasera, ringrazio innanzitutto il professore per la bellissima lezione, soprattutto ecco, per lo sconfinamento in campi che noi normalmente non trattiamo. La mia prima curiosità era riguardo la sua concezione di religione, arte e quindi anche scrittura, come connessa con l'evoluzione neurobiologica dell'uomo. Ecco, mi chiedevo se ci fosse un rapporto di causa-effetto, secondo lui e da lui definito in maniera più specifica, e appunto come lo collegasse, anche se questo in parte è stato detto già prima, con la teoria monogenetica della scrittura, e se questo non potesse in un certo qual modo portarlo appunto a contestarla. La seconda piccola curiosità che ho è legata alla fenomenologia che lui traccia della storia della scrittura. Lui parte da, mi pare di aver capito, le Marche dei Vasai, che
mi hanno fatto immediatamente venire in mente le Mac de Poitiers, attestate ad esempio nel quartier Mou, per il quale è stata fatta un'analisi stilistica, che sono state, così come i Maison Mark, riconnessi stilisticamente alla scrittura. Ecco, io mi chiedevo come lui avesse affrontato, se l'avesse affrontata, un'analisi, diciamo, più strettamente paleografica, e come questa avesse intercettato la questione, un altro argomento che avete citato più volte prima nelle altre domande, come si fosse confrontato, soprattutto per quanto riguarda la sua teoria della corsivizzazione, con un'attestazione che forse potrebbe un pochettino mettere in dubbio, ecco, tutto questo, ovvero appunto il geroglifico egizio, che ha tre caratteristiche, aveva tre caratteristiche principali: era già decifrata e ben studiata da molto tempo, era stata molto studiata da Evans, che mi pare di aver capito lui avesse letto molto bene, e soprattutto da Evans era stata messa in relazione con le scritture cretesi, soprattutto quelle trovate sui sigilli che lui stesso analizza, e Dulcis in fundo è molto iconica, non partecipa a quel processo di corsivizzazione, o meglio, lo fa, ma non nella fase ben attestata in cui è iconica, e in cui ha però, rispetto alle sue scritture corsive, sia ovviamente dei valori fonetici, che erano stati appunto già ben riconosciuti, e sia chiaramente una sintassi. Sì, bene, grazie per la domanda. Sì, Mosso crede nella lettura neurobiologica di formazione di una sovrastruttura, quindi di una fenomenologia dello spirito, per usare cioè, i termini della filosofia hegeliana, e legandola a una trasformazione del processo del flusso sanguigno, che alla fine finisce per incidere e trasformare il cervello, non solo nella sua forma, così come l'abbiamo in quella attuale, ma addirittura in quello che è l'aspetto più delicato, cioè il complesso delle sinapsi e quindi dei collegamenti neurali tra una parte e l'altra delle sfere, delle emisfere del cervello. Quindi io avevo scritto in passato un lavoro proprio sull'origine della religione in Angelo Mosso, dove già preannunciava questa linea di lettura, e l'origine monogenetica della scrittura si lega a questo principio, e quindi è uno sviluppo stesso della via neurobiologica alla lingua da una parte, scrittura dall'altra, e quindi elaborazione anche del sistema sovrastrutturale del pensiero umano. E l'influenza di Evans è fortissima, lo si vede anche nei riferimenti bibliografici, però c'è una presa di distanza da Evans. In questo cioè, è interessante da approfondire un allineamento di Mosso, per quanto lui fosse in grado di operare in questo settore, alle posizioni di Pernier, che cominciavano a mettere i paletti su alcune visioni così gnosocentriche proposte da Evans. Quindi parte dal modello evanziano, ma poi alla fine ne prende le distanze, però alla fine non elabora un suo pensiero al di là di questo processo che vi ho descritto. Io vedrei invece quanto indispensabile rivedere e approfondire meglio il contributo di Philippe Berger sulla storia della scrittura. Quello secondo me è un lavoro rivoluzionario. E vorrei vedere come, mi rivolgo quindi ai linguisti che magari ci ascoltano, come il lavoro di Berger sia stato recepito nell'ambito della linguistica italiana tra fine 800 e inizi del 900, e quanto abbia influito nelle sorti dell'elaborazione del sistema sull'origine della scrittura e delle lingue. Mosso alla fine è stato un giocattolo che aveva tra le mani e si è divertito a farlo, ma quello di Berger è uno studio molto più serio che ha lasciato tracce sicuramente nel sostrato culturale nazionale, antropologico e delle scienze umane.
Anche se è vero che l'aspetto grafologico è stato, come dicevi tu, completamente negletto. Completamente. E Sì, quindi sai anche. perché è stato, completamente rimosso? Nel momento in cui c'è stata la damnatio memoriae di Angelo Mosso, di Cesare Lombroso. Ecco. Questo è un fatto molto interessante. La grafologia, gli studi di grafologia in Italia si legano alla figura di Mosso. Ed è Quindi, incredibile come un'invenzione come quella della scrittura, che implica così tanto l'aspetto di attività motoria, connesso a quello cognitivo, connesso a quello linguistico, e quindi alle parti, come dire, ai neuroni legati alla produzione dell'utterance, dello speech, dell'articolazione del suono, in realtà sia una fenomenologia così complessa, così multimodale, ma quella motoria è stata completamente trascurata negli studi che in realtà hanno una forte importanza e ramificazione linguistica. E chi di voi ha avuto l'opportunità di visitare a suo tempo il Museo di Criminologia di Torino, dedicato a Cesare Lombroso, avrà certamente notato nella selva di crani che facevano parte della collezione dello studioso, una sezione di grande interesse, di vasi di terracotta, che erano i pitali, assegnati ai detenuti o a quei detenuti che soffrivano di disturbi mentali, sui quali costoro facevano dei segni. E Lombroso scrive un lavoro stupendo sui segni legati alle forme della follia. E lì c'è la componente grafologica, c'è l'espressione del segno e quindi l'alterazione del sistema neurologico e psicofisico del personaggio, e il modo come questo si trasmette e si traduce in un segno. È un lavoro straordinario. Questo secondo, però purtroppo viene poi meno nel momento in cui cade l'intero sistema lombrosiano, che diciamocelo pure era alquanto bizzarro, anche se c'è qualcuno che oggi cerca di, nell'ambito dell'antropologia e della criminologia, di recuperarlo, perché la storia della fossetta nel cranio, la fossetta occipitale, eccetera, era effettivamente frutto di questa visione tassonomica. Dove alla fine loro classificavano solo quello che volevano classificare. Perché attenzione, c'è anche questo, eh? Le classificazioni funzionano, ma le tassonomie spesso sono frutto di un'operazione di selezione che Certo, facciamo noi, eh? certo. E lo dico Arbitrario da soprattutto. archeologo, ecco. C'era un'altra mano alzata, Zoom 95. Grazie. Sì, Ah, buonasera. no, No, ok. Fiorenzo Conti di Ancona, sono un fisiologo, un neurofisiologo. Splendido. No, no, non faccio domande, ero stato molto incuriosito da questo seminario e ero venuto con l'idea, ovviamente sono un appassionato di Mosso, ho studiato, ho scritto qualcosa e conoscevo questo suo percorso terminale di archeologo, eccetera. E devo confessare che non avevo mai avuto il coraggio di andarlo a vedere, perché avevo, come dire, il pregiudizio che fosse l'hobby di un vecchio professore, oltretutto malato, e quindi mi aspettavo che fosse una cosa dilettantesca e non l'ho mai seguito. Quindi volevo ringraziarti di questo bellissimo seminario, ho imparato molto, mi sono divertito e devo dire che mi sono divertito anche a seguire la discussione, perché anche se di ingenuità mi pare che ce ne siano a centinaia, se non a migliaia, ancora alcune sue osservazioni hanno sviluppato una bella discussione. Quindi questa sera andrò a letto ancora più orgoglioso di essere fisiologo e ti ringrazio moltissimo, così come Grazie. alla professoressa Ferrara che ha organizzato questo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Se posso, anche io volevo ringraziare Massimo Voltraro per questo seminario molto interessante che ha aperto domande, come diceva Silvia, alle quali è molto difficile rispondere, comunque interrogativi importanti.
per i quali sono state proposte diverse letture, diverse risposte, e diverse risposte continueremo a darne, ma insomma, che aprono anche a campi, a prospettive complesse. La mia curiosità è stata punzecchiata nel momento in cui, a proposito della ipotesi di origine della scrittura, no, delle fasi che intravede Mosso, quindi dalla più antica, quella legata all'oikos, intravede un collegamento con il femminile per l'origine della dei primi segni di scrittura, che poi si sarebbero tradotti, diciamo, al maschile, o sarebbero stati assunti in un contesto maschile, che è quello della navigazione, e poi magari anche dello Stato, del palazzo, dell'amministrazione, eccetera, come lo vogliamo dire. E questo collegamento con il femminile trova confronti con altri studiosi, con altre ipotesi formulate da altri, insomma, è qualcosa di originale in Mosso, o è ispirato anche questo ad altri lavori? Grazie Matilde per la domanda, ti saluto con tanto affetto, mi fa piacere vederti. Anche a me. Anche devo dire che la componente femminile, che oggi ovviamente rientra nel grande dibattito dell'archeologia di genere, è frutto di una profonda riflessione di Mosso, che si traduce anche in altri scritti più legati al campo della sociologia, dove a lungo insiste sul ruolo della donna come veicolo di messaggi, veicolo del sistema di istruzione e così via. Quindi è il riflesso di questa sua preparazione nel campo della sociologia e poi tradotto a quello archeologico. No, non va oltre, perché alla fine non spinge oltre il sistema di fabbricazione e di manifattura dei vasi il discorso. Però sai bene, per esempio, che in una trentina d'anni fa Colin Renfrew, nel suo lavoro sull'archeologia del linguaggio, riprende il ruolo della componente femminile, legandolo a una trasmissione di un know-how tecnologico che è quello dell'artigianato tessile. La nomenclatura del sistema di filatura e tessitura, che nasce nel Neolitico, anche questa cosa importante, si sposta con i primi coloni e ha come veicolo di trasmissione la donna. Quindi questo è un aspetto importante che, devo dire, nel campo anche dell'archeologia cognitiva degli ultimi anni è stato più volte ripreso. L'immagine dell'oikos di Mosso è piuttosto romantica, è legata anche a quella che era la sua percezione del mondo greco. Però devo dire che lo stimolo che ci dà nel spostare l'attenzione su aspetti di genere offre buoni spunti di riflessione per le ricerche future. Grazie. Prego. Grazie mille. Abbiamo aperto un universo di temi che si intrecciano, incredibile quanto l'orizzonte si stia dipanando con grande ampiezza. Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande? Io ho una domanda, questa volta è una vera domanda, sempre per il professor Cultraro. Posso scriverti una mail? Con piacere. Ok, Fiorenzo Conti, non la cestinare. No, d'accordo. Grazie. Restiamo in contatto, un grande piacere. Non si intrecciano solo i temi, ma anche le comunicazioni. Bene. Certo. Bene. Altre domande, commenti? Ampliamo ancora di più l'orizzonte? 2 ore e 10 di discussione, bene. Davvero bellissimo. Io sono entusiasta di questo seminario, perché ho imparato tantissimo. Non so se questo valga anche per voi. Per me è una rara occasione imparare così tanto in così poco tempo.
molti seminari si disperdono nella memoria, questo invece si taglierà nella mia con grande enfasi. Sono davvero anch'io, mi unisco al nostro professore di Parma, mi sono anch'io molto divertita. E non posso fare... Se posso, aggiungerei un'osservazione anch'io. Le placchette in avorio trovate nella tomba di Den, staccate quindi dalle anfore che c'erano prima nell'immagine, queste placchette di Den sembra fosse indicassero città diverse, che nomi di città diverse che erano state poste all'interno della tomba come tributo in onore al sovrano defunto. Quindi c'è anche un rilievo da un punto di vista geografico. Mm-hmm. Interessante, molto. Certo. Grazie. Ci sono altri commenti o domande? Suggerimenti? Abbiamo, ah no, Martina Russo ringrazia tutti. Grazie Martina. Se non ci sono altre domande, io vorrei, scusami Massimo, ma vorrei ringraziare tantissimo non solo te, poi passo a dare i tuoi ringraziamenti dovuti e super meritati. Vorrei ringraziare tanto i collaboratori di Inscribe, perché Scribo nasce come attività di Inscribe Invention of Scripts and Their Beginnings, che è un progetto finanziato dalla comunità europea e basato a Bologna, che io ho l'onore, il privilegio e la gioia di dirigere, quindi vorrei ringraziare tutte le persone, tutti i miei collaboratori che si stanno spendendo tantissimo per rendere Scribo un successo e non solo Scribo. Quindi grazie a loro per la loro assidua partecipazione, le loro idee, il loro ingegno, la loro fantasia. E passo subito a ringraziare te Massimo, perché oggi è stato un pomeriggio bellissimo, bellissimo, che credo rimarrà impresso nei ricordi di tutti coloro che l'hanno ascoltato, con l'attenzione, con l'intelligenza e la tua enorme cultura. Quindi grazie, io ti sono molto molto grata. Grazie a tutti voi. E ti daremo il benvenuto sicuramente a Bologna de Visu la prossima volta. Ah certo, con immenso piacere. Tornerò, spero presto, a Bologna per occuparmi di un altro personaggio intrigante e imbarazzante, ancor peggio di Mosso. E chi? Heinrich Schliemann. Quindi. Oh! E beh, lì è scontro fra titani. Sì, è vero. Schliemann. Grazie, grazie davvero. Io grazie a voi, grazie. Vorrei ricordare a tutti che il prossimo Scribo sarà fra 2 settimane, il 17 di giugno, stessa ora, stessa piattaforma, link diverso che posteremo prestissimo, e avremo come ospite Philippa Steele di Cambridge, che anche lei dirige un progetto europeo, Cruise, sulle scritture antiche, e ci parlerà di scritture antiche, where writing systems meet writing practices. Però mi ha detto che ci sono molti elementi teorici, quindi non tanto pratica quanto tanta teoria, sia a Cipro e forse anche a Creta. Quindi vi aspettiamo fra 2 settimane, 17 di giugno, 16:30 Bologna Time, e intanto io vi ringrazio tantissimo per questa splendida partecipazione, ringrazio Massimo, ti vedremo prestissimo, grazie. Con piacere. Grazie. Sono ormai dei vostri. Grazie. Bene. Grazie, buonasera. Grazie. Salve a tutti, ciao. Grazie, ciao. Grazie Massimo. Buonasera a tutti. Grazie davvero, bellissimo. Grazie ancora e arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao Silvia, poi noi ci sentiamo con calma. Con tanta gioia, grazie davvero, è stato divertentissimo. No, grazie a te. Divertentissimo, davvero, che sia l'inizio di un lungo sodalizio. Grazie. Con immenso piacere, ci sono le condizioni, e non solo intellettuali, soprattutto umane, che sono quelle più importanti. Grazie. Bene. A te. Ciao Silvia, ciao. Buona serata.